Allora non si capisce di nuovo, stanno tutti lì fermi. Poli si ingroppa lo zar. È un bel lancio. Zico che si è umiliato, Krejci che se l'è bevuto. E poi Poli che si sbagascia. E il Caccaro che la butta fuori stavolta. È ottimo un cazzo, Caccaro qua, ottimo niente. Come si incazza lo Zara? Non lo capiscono JBL, si incazzano tutti con lui che non ne può niente. Ha troppo ragione JBL, era fuori tempo, non capiscono un cazzo e se la prendono con lui. Lo Zara non capisce niente di calcio, si permette di questionare. Baresi fa la cappella e si incazza con Ricky. Tutti fanno minchiate, cappelle e si incazzano con Ricky. Incredibile. Ora uscirà che anche il delitto di Avetrana l'ha commesso Ricky. E che l'inchino della Concordia l'ha fatto fare Ricky. Ma non di prima! L'ho anche data. Via! Grande Ale! Ha messo in culo allo Zar. E di nuovo un regalo di Baresi. Baresi è da 4 stasera, io ve lo dico. Ma se lo vedete quello che sta facendo, anche lo Zar, poi lo rivedete e capirete. Poi qualcuno si incazza perché dico così e mi mette le mani addosso e mi rompe anche la telecamera. Ma io scherzo, eh. Via, neanche tanto, ma eccolo lì. Questa volta l'ha sbagliata proprio Ricky, l'ha fatta la cappella. E la porta vuota, un Caccaro! Si mangia il gol alla porta vuota, bellissimo. Questo rimarrà immortalato, lo faremo vedere e rivedere. A porta vuota, si è mangiato un gol che bisognerebbe ucciderlo. Boh lì, ragazzi. Ah, di poco se lo umilia. E Baresi si sfianca. Ma non ci arriva, del resto ha quasi 70 anni. Butta la palla così a caso. Vedete perché cerca sempre uno che imposta lo Zara in squadra con lui? Perché prende e butta la palla a caso. E quindi voglio sempre uno che sappia impostare. E Krejci che ha avuto la grande occasione, ma suo fratello l'ha tranciato. E dall'altra parte Poli. Se prendono il gol qua, lo tumulano JBL.
questa volta hanno ragione a dirgli di tutto. Dovrebbero dargli anche qualche schiaffo. Anzi, il DL. Lo zar si incaponisce perché vuol far vedere che salta l'uomo e la perde, però a lui non gli dicono niente. Ha fatto una cazzata grossa lo zar qua, perché vuol far vedere che è buono e non è buono col piede. Ma chi ti ha detto niente, frate? Pensa a giocare, che non si commenta. L'ho detto dello zar. Ora segna di tacco come venerdì da 25 metri. Adale, adale. Vai. Girato di schiena, tirare. Ecco, di nuovo, lo zar di nuovo addosso. E meno male che non ha segnato di testa, perché se segnava di testa sapete come lo menava. Ci mancava. Baresi sale, gagro e fiero delle sue adenoidi. E sta anche piovendo, io non vorrei dire, ma grande Barese, un momento stile. Dicevo che sta anche piovendo, io sono qua sotto a prendere l'acqua, a riprenderli, e c'è gente che poi il venerdì quando non gioca non si vede neanche al campo. Non è zar. Tonnara. Lo so, però sì, sono cose che capitano. Il Mike che sbaglia il pallone, lo manca, l'ha mancato. È veramente una cosa inguardabile. Adesso parla ancora dello zar. Questa volta l'ha data bene, mi era abbastanza facile. E Krejcik che ha fatto gol a suo fratello. Guardate com'è contento, anche lì cappella di Jovetic comunque. Stasera cappellate dei portieri, darò dei votacci ai portieri stasera. 2-2 il risultato. Cappellata di Jovetic. Lo so, però è così. Questa volta grande parata di Ale, Tarzan non ci arriva. Ora lo zar c'è la palla buona, traversa piena. Che sfiga, Baresi. Bellin, che sfiga. E tira una pallonata in faccia al Mike, per la gioia di tutti. E neanche le rimesse laterali sa battere lo zar. E poi mi venite a dire, cioè ragazzi, poi guardatevelo il filmato, perché sottolineo tutte le volte che sbaglia, perché si deve capire che sbaglia. Ora ha fatto bene, ma quando sbaglia. Ha sbagliato tanto stasera.
ma... Va buono, dai, mi sono spostato per venire qua. Guardate il Miche. Viene servito la palla buona e tira una puntata. Lui che ha i piedi, no? Tira una puntata a bagage. Sì, però non facciamo la figura del gruppo che è razzista, che ce l'ha con i meridionali, eh. Ce l'abbiamo con Michele, è diverso. Ecco, gol. Grande Zar, grande Fra. Ha fatto autorete lo Zar. Ha fatto autorete lo Zar. Cioè, lo Zar ha fatto autorete. Ha tirato una palla addosso e ha fatto autorete quel down. E ne viene ancora. Ha fatto una partita inguardabile. Guardatelo, guardatelo come va a centrocampo, triste, le orecchie basse. Che brutta cosa. Che brutta partita che ha fatto lo Zar. Il tiro da piazzetta gli ha picchiato addosso, gol 3-2, stanno perdendo di nuovo. Altro che JBL, cazzare lo Zar della serata. E ha perso di nuovo la palla. Non sanno che chi fa il prossimo gol vince il premio della serata, la bottiglia, l'affare di zuccherini. Un altro bel angolo, questa volta lo Zar sta distante dall'area perché non vuole buttarsela in porta di nuovo. Lancio lungo, Zico ha la palla buona, Aezio gli dice di no. Ancora angolo, non lo va a battere a nessuno. E lo Zar dice ancora cosa devono fare gli altri, come se avesse fatto bene lui fino adesso. Tira, Fra. In faccia a Baresi. Eccolo qua, finalmente, che ha fatto una bella cosa. Aiutatelo, aiutatelo, Ricky! Sei la punta! Ma sei la punta! L'ha buttata fuori. Era un po' distante, non si è visto bene, ma l'ha buttata fuori. Sbaglio. E se l'ha allungata. Mica non c'è. Ecco, ha tirato un po' troppo alto e un po' fuori anche, però c'è una deviazione, quindi è calcio d'angolo e non tira da piazzetta, però la passa a Alessandro e poi pausa, gente che cammina, che non si capisce cosa sta succedendo, comunque solo mena col pallone in mano per 2 ore. Bravo Tarza. Lancio illuminante di Tarzan, puntata del Miche. Bravo, bravo Miche. Guardi a disparare. Siamo! Vai, vai uno dentro, uno in mezzo. Vai, vai, via, fuori, fuori. Bravo Tarzan. Esci, esci. Fallo. Dai, oh. Che fallo? Però non è che ce l'avevi la palla.
distanza, grazie, ai 3 metri. No, distanza. C'è la distanza. No. Dai. Siamo mica 11. Dai. Oh. No cosa, l'hai buttata fuori di 10 metri, no cosa. Il pallo non vale mica di prima. Mi hai tirato in porta, Rick, su, smettila, dai. No, ho sbagliato, volevo che toccassi la palla. Diciamolo. Volevo che qualcuno toccasse la palla, veramente. Però però, continui a commentare che portare. Otto, ora. Veloce, dietro. Bravo, bravo. E non l'ha fatto! E qua si goda la grande Ezio che gli dice di no! Vai! Col cazzo che ha vinto il premio! Bello, il Barra è passato di tacco al Miche. Il Miche prova a fare il pallonetto, la butta in curva. Che schifo, che attimo di calcio orrendo. Che 10 secondi di calcio patetico e agghiacciante. Che brutte cose. Baresi che la passa indietro, il Miche che fa il pallonetto. La porta vuota quasi. Ecco, adesso ha fatto il gol, combinazione, quel merda, di un caccaro di merda. Dovrebbe essere il quinto, eh. Ha vinto la bottiglia, ha vinto. E ha fatto anche gol, ma stasera Ezio non ci siamo. Non ha vinto la bottiglia. 4-2. 4-2 ha vinto la bottiglia. Ma se ne gol che continui a bere, no? Te Zar, fatti i cazzi tuoi, pensa a giocare che sei da 4 stasera. Io devo fare le riprese, non posso stare a scrivere chi ha fatto gol. Perde te. È come il portiere degli Us, una merda. Se tu sei sempre lì a bere. Chi? Ma scrivo i nomi, i gol. E Polly che dice a JBL che è sempre lì a bere, che invece scrive i gol JBL. Perché Polly è cieco completo, senza occhiali non vede assolutamente niente. È una cosa veramente... è una serata veramente triste. Cos'è l'otto che scrivi i numeri? Cosa scrivi? No? I gol! Le ruote, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari. Sì, siamo ci 2 ore qua intanto, non è che stiamo qua a divertirci. Bravo! E stavolta la prende. Dai, forza ora, che arrivano tutti, sono tutti qui. È largo perché gliela passava adesso lo Zar, ma non gliela passata.
come al Subbuti, l'ha tirata addosso come al Subbuti. Madonna santa di vent'anni, cazzo! Vai ancora, ancora! Guarda che rissa! Occhio che piazzi le pelle! Ho visto il suo che rimane! Gran numero di Krejcek e gran parata di Alessandro. Cosa fai lì? Te la dà in porta! Non ti devono dire le cose basilari! E lo zar fermo, bello anticipato, Sicco. Vigilo! Pallonata, ha tirato una pallonata nello sterno a Zico. Mica viene indietro e tira pallonata la gente. Qua si perde altro tempo, così a cazzeggiare. La palla era dei bianchi, non si sa bene perché la prende JBL. E non si crede che l'ha sbagliato! L'ha sbagliato! Cioè, io non dico altro perché veramente cioè, non c'è un cazzo da dire, una prestazione del genere veramente è una cosa, non ho parole, veramente ha sbagliato il gol a porta vuota completamente, veramente agghiacciante, una prestazione veramente agghiacciante, guardate che idiota, mi aggredisce. Boh, lì ragazzi, lo zar, che partita, se non, voglio vedere se non gli do l'insufficienza stasera. E ha segnato Poli, è giusto così, 5-2 con un gran numero del Mica su un vecchio di 70 anni. È giusto così. Poi dovrò dare 7 allo Zar perché Zico dirà, beh, lo Zar è comunque l'unico che ha giocato dei suoi. E allora gli daremo 7, gli daremo. E gli daremo 7 e poi però guardatevi il filmato di come ha giocato lo Zar. 5-2. Questo JBL fa finta di niente, non lo marca perché l'ha segnato Poli. Poi ci ricordiamo noi di marcarlo. Lo marco io perché sennò poi quello là non glielo marca. Aspetta. E adesso ritorniamo. Bastardo JBL. Poi lo lanci, amici. Poi piuttosto torni indietro da me. Guarda. 1-2. Varesi. Potevo far finta di avere ancora mal, stare sono una settimana a casa ancora. Tiene, va da solo, vuole andare da solo. Vai, troppo fare. Gran palla di Krejcek di tacco. Pezzo che avanza anche. Via! Bravo! Michi, corri! Guardandolo! Michi! Perfetto! Dai, 2-2! Ricchi! E guarda, sono qua! Vai, sali! Sotto, Michi, sotto! Grande JBL che l'ha passata a Poli e da terra a momenti la butta anche dentro. Sì, sì, l'ho vista, Fra. Due
ripresa? Sì, sì. Quale Gianni? Che cazzo fai lì? Quale, quale? Va bene, va bene, buono. Ma sì, eccoli, ma sì, ma sì. Il mio che si è bevuto, Baresi, incazzato nero, Baresi, perché con GBL si incazza, però anche lui ha le sue colpe, e si è infilato Ezio di nuovo. Questo è un bel gol, mi dispiace che il nazista abbia fatto questo gol. 6-2 quaterna, si è mangiato 8, però 6-2 quaterna, dice. No, Ferrari,